la prima ricaduta di questo processo ritengo che sia una crescita culturale sia del gruppo dei facilitatori che del gruppo dei decisori. Allora, secondo me, per come si è sviluppata questa esperienza è stato proprio questo, cioè una crescita culturale. Questo perché nella scelta delle metodologie, dei passaggi, delle persone che si sono inserite nel gruppo, dei facilitatori e poi che si sono rese disponibili tra gli amministratori, si è dato peso innanzitutto ad una condivisione di temi, di cultura, di valori, e poi si è pensato a come mettersi a lavorare materialmente sul profilo. Il discorso di Dia, guardate che fa un profilo di salute, non è solo parlare della sanità o di cosa fa il distretto, di cosa fa l'ASL, ma significa andare a valutare un po' più nel complesso una serie di fattori. Questo credo che abbia avuto un senso. Oggi pomeriggio per esempio abbiamo un comitato dei sindaci dove parliamo di profili piani di salute, dove riformuliamo l'idea del laboratorio per la salute, cosa che avevamo più o meno iniziato ma che poi non era andata avanti più di tanto. Abbiamo anche fatto un percorso, un lavoro di ricercazione con una società di Tracatina che ha gestito queste cose in accordo con altre, con Chieri, con Chivasso, insomma con altre realtà, dove sono un po' venute fuori queste cose, e uno dei risultati che è venuto è che per esempio gli obiettivi che ci si dà devono essere molto semplici, cercare di renderli più raggiungibili, cioè che siano cose fattibili davvero. Dunque, sicuramente un'esperienza molto positiva per quanto riguarda il saluzese. Direi sostanzialmente due ragioni. La prima è che ci ha costretti proprio a prendere atto di come la salute sia qualche cosa che afferisce a tante politiche. Quindi trasferire sul tavolo dei decisori, qualunque sia questo decisore, il mandato della salute, tu fai una cosa, ha delle ricadute sulla qualità di vita e dunque sulla salute, è un passaggio fondamentale. Intuitivamente lo comprendiamo tutti, insomma, che la salute non è solo mancanza di malattie ed è qualità del servizio sanitario, ma capire proprio come le politiche agiscono su determinanti che a loro volta modificano i fattori di rischio, che a loro volta modificano lo stato di salute, è stato un percorso prezioso. Dal punto di vista delle ricadute, penso che in termini di processo è stato molto interessante, nel senso è stato un buon modo per gli amministratori di riappropriarsi in maniera molto, molto chiara di quel da riappropriarsi o riprendere consapevolezza della titolarità della funzione sanitaria o perlomeno della funzione della salute di un territorio. Per noi che arrivavamo appunto dall'esperienza di piani di zona è stato anche un mettere, diciamo, a disposizione anche sul tavolo, ecco, al tavolo dei PEPSI quelle che erano le competenze che erano nate, ecco, all'interno del processo programmatorio del piano di zona. Quando c'è stata integrazione, quando c'è stata anche più chiarezza rispetto alla metodologia di lavoro, per cui diciamo che la presenza dei facilitatori è stata sicuramente, ecco, più chiara, forse ci siamo sentiti anche più sicuri che il processo in qualche maniera avrebbe attraversato determinate fasi e saremmo arrivati appunto insieme alla costruzione dei piani. Rispetto alle competenze che un'azienda sanitaria può avere in merito alla costruzione dei PEPS, molto spesso veniva ricordato come il nostro punto di vista è un punto di vista che tiene in particolare, in primo luogo, la malattia piuttosto che non la salute, l'assenza di malattia. Il responsabile della salute in una città è il sindaco, non è il direttore generale di un'ASL. È anche vero che l'amministrazione locale, per esempio in questo caso le circoscrizioni, si sono trovate
nella condizione di dover interpretare questo ruolo. E questo è stato un elemento che sicuramente ha inciso parecchio nel processo di costruzione del profilo. Trattandoci di una circoscrizione, facciamo parte con le altre 9 della più grande città e quindi probabilmente le ricadute saranno di ordine cittadino, dovranno essere necessariamente di ordine cittadino. Sarebbe infatti abbastanza pericoloso pensare a ogni territorio circoscrizionale come una sorta di comunità locale in cui tutto quanto si conclude. In realtà chi vive in città è un fruitore della città in senso molto più ampio. Probabilmente ciascuno di noi non è che vive tutta la città, ma sicuramente ne vive una gran parte, e quindi a un certo punto è necessario che anche il dimensionamento dei problemi, dei servizi sia affrontato in ambito cittadino. C'è stata un riorientamento organizzativo all'interno, tanto per dire, dell'ASL, del distretto in cui lavoro, perché si è costituito un ufficio di coordinamento che è del processo dei PEPS, e quindi una ricaduta organizzativa, perché questo ufficio è rimasto e continua a lavorare perché porterà avanti il percorso. Poi è stato istituito il laboratorio locale per lavorare sui profili di salute, quindi cambieranno i nomi dei partecipanti, degli amministratori, ma rimane questo organismo che proseguirà il lavoro sul profilo di salute. Quindi questo, dal punto di vista del riorientamento organizzativo, è qualcosa di consolidato. Sicuramente la disponibilità di un gruppo di amministratori e di altri a lavorarci. Noi abbiamo avuto una richiesta delle organizzazioni sindacali piuttosto che di terzo settore, di volontariato, eccetera, di partecipazione a queste cose. Siamo in una fase in cui bisogna riproporre i piani di zona, e quindi abbiamo proprio la settimana prossima organizzato un incontro con la nuova amministrazione del consorzio, perché è cambiata pure quella ed è cambiata a gennaio di quest'anno, per riproporre il tavolo politico, e proprio a me hanno chiesto proprio in questo senso di andare lì e di fare un intervento sulla integrazione sociosanitaria e programmazione con riferimento ai PEPS. Questo è l'argomento che mi è stato chiesto di trattare. Quindi, aver esaminato gli indicatori di contesto, di pressione, e gli indicatori di salute in questa cornice ampia, ci ha messo a disposizione notevoli informazioni, insomma, che prima non si aprivano. Certo. E disporre di dati, elaborarli, vedere i trend, insomma, analizzarli rispetto alle medie regionali e all'interno del distretto, vedere come si distribuiscono tra varie realtà del distretto, l'alta, la media, montagna e la pianura. Quindi lavoro inedito per quanto riguarda l'accesso alle banche dati e il contatto con gli epidemiologi. Sì, sicuramente questo coinvolgimento degli amministratori su questo tema è stato sicuramente un elemento importante. Noi, diciamo che dal punto di vista dell'area dell'integrazione sociosanitaria, abbiamo sempre vissuto, ecco, un buon livello di integrazione sociosanitaria, per cui insomma il fatto di mettersi ad un tavolo con i direttori dei distretti e con altri operatori della sanità è stato sicuramente un qualche cosa che ha consolidato, ecco, confermato determinate, ecco, prassi. La posizione nostra è stata sicuramente molto importante per quanto riguarda i dati relativi al funzionamento dei servizi, e in particolare il ruolo del direttore di distretto, che aveva come interfaccia, dal punto di vista della circoscrizione, il dirigente dei servizi sociali. Ecco, queste due fonti, appunto,
per esempio la presenza di soggetti in cura nei vari servizi del distretto sanitario e le attività del servizio sociale sono stati gli elementi sui quali poi molto spesso si sono basate le relazioni finali. Ma intanto il dato vero interessante è che ci si parla, ci si confronta, quindi il fatto che chi è preposto con il territorio si confronti con i servizi sociali, con i servizi preposti alla sanità è indubbiamente un fatto positivo. Peraltro sul nostro territorio questa è un'esperienza abbastanza antica. Il PEPS è stata un'occasione per intanto produrre ciascuno nel proprio ambito elementi di conoscenza, quindi fare un attimo mente locale, approfondire i problemi, impegnarsi nel formalizzare le varie situazioni, le varie valutazioni e nel condividere con le restanti parti i propri contenuti verificati.